Radio Dare una voce. Le storie di chi ha scelto di cambiare vita. Ciao a tutti da Andrea ed Elisa di Radio Dare una voce. Oggi siamo onorati perché andiamo a incontrare uno dei più grandi alpinisti della storia. Ad oggi è un uomo che ha fatto tantissimi record nel mondo dell'alpinismo. Ricordiamo alcune cose, tra cui aver raggiunto 4 cime dell'Himalaya, quindi 8.000 metri d'inverno, essere stato 4 volte sull'Everest, ma soprattutto è un uomo che nelle sue interviste, nei suoi libri, nei suoi racconti, nelle sue imprese ha dato dei grandi insegnamenti con le sue scelte di vita. Quindi siamo onorati di avere qui Simone Moro. Ciao, grazie dell'invito. Ciao. Grazie a te Simone, siamo onorati di averti qui con noi. Allora Simone, noi sappiamo che tu vivi a Bergamo, nasci e vivi a Bergamo, no? E quindi diciamo che ti definisci in un'intervista non essere proprio un predestinato a fare questo, diciamo, questo mestiere di alpinista. Ci piacerebbe che ci raccontassi un attimo così velocemente, ecco, dove nasci, come ti sei formato, come ti sei avvicinato a questo sport e così via. Nascere a Bergamo è un po' come nascere a Milano, a Bologna, a Roma e a Napoli, cioè in agglomerati urbani dove la prima vocazione di un ragazzo non è di sicuro quella di fare l'alpinista o l'alpinista ad alta quota di mestiere. Eppure è capitato, ci sono esempi anche di altri sportivi, me ne viene in mente uno che tutti sanno, quello di Alberto Tomba, che è un bolognese e ha fatto vedere che anche se non è nato a Cortina o a Courmayeur è stato il migliore sciatore in assoluto. Adesso questo è un paragone improprio perché io non sono arrivato ai livelli di Tomba, però nella storia è analogo, nel senso che io nasco in una città dove abbiamo un sacco di vincitori di Giro d'Italia, da Felice Gimondi a Ivan Gotti, Savoldelli e così via, ma alpinisti, a parte uno che poi vi dico chi era, insomma ce ne sono stati, ma non sono, diciamo, usciti a manciate dalla mia provincia. Ce n'è stato uno, dicevo, che si chiamava Walter Bonatti, che tutti hanno conosciuto, è diventato probabilmente l'alpinista per eccellenza ed è nato nella mia città, quindi io avevo la prova provata che ciò che serviva è avere il fuoco dentro, il fuoco della passione. Certo, le montagne non le avevo fuori dalla finestra, me le sono cercate, ma forse le ho cercate con un desiderio, una fame, un amore magari, dico magari, superiore a tanti altri che invece le avevano lì fuori e le consideravano ovvie. Io ho cominciato ad andare in montagna con la famiglia, 3 fratelli, papà impiegato di banca, mamma casalinga, vivevamo in un appartamento di 64 metri quadri, quindi piccolino, sono cresciuto con i miei fratelli in una stanza unica dove dormivamo in 3, e sono cresciuto con il senso del desiderio, dell'umiltà, e con tanti sogni, e il sogno più grande era quello di fare l'alpinista. Ho solo mantenuto fede e dato le gambe a questi sogni, i sacrifici non li ha visti e non li vede nessuno. Anche adesso per fare questa intervista ho lasciato la palestra, vengo qui, faccio questa intervista e poi torno giù, quindi ancora oggi a 53 anni faccio ore e ore e ore di allenamento, perché dal niente non viene niente e dal niente non resta niente, quindi bisogna anche mantenerla in una certa posizione. E quindi diciamo è un percorso tutto sommato normale di uno non predestinato, non mi reputo neppure un talentuoso, sono solo uno che ha avuto costanza e forse si è fatto il mazzo più di altri. In realtà in altre interviste, in altri momenti, no, anche televisivi, insomma, hai raccontato di un episodio che a me personalmente ha colpito molto e che è legato a una storia che racconti anche nel tuo primo libro, e che poi ha accompagnato poi tutta la tua carriera. Ritorniamo all'anno 1997, quando eri sull'Annapurna, tra l'altro con te c'erano altre 2 persone, di cui uno è stato anche uno degli alpinisti che più ti ha influenzato, che è stato Anatoly, ed è successa quella che è una tragedia, ovvero un episodio molto brutto che ha portato a tornare solo te indietro da questa spedizione. E per la prima volta ti sei confrontato con quello che è stato il tema forse più importante, che è legato al mondo dell'alpinismo estremo, no? Il rapporto vita-morte, perché in un'intervista ti sei dichiarato, lo dici anche in un tuo film, tra virgolette, dove dici: io sceso da quella situazione ero morto, mi sono sentito morto. E allora mi piacerebbe che
possiamo ripercorrere brevemente insieme questo episodio, che ce lo puoi raccontare con le tue parole, e andare a ripercorrere una delle scelte più importanti, cioè dopo quell'episodio ripartire e tornare in montagna, invece di smettere come probabilmente avrebbero fatto altri, e non ci sarebbe stato niente da sindacare dopo quell'esperienza. Che è successo? Ma guarda, innanzitutto dobbiamo sempre ricordarci che per morire bisogna nascere. Se uno non nasce, non muore. E un'altra cosa che è bene ricordare come premessa è che la vita di ognuno di noi, anche la vostra, anche la tua, di Andrea e Elisa, sono un romanzo di cui sappiamo già la fine, e la fine è il protagonista muore. E quindi, sapendo già la fine di questo romanzo, la cosa interessante è cercare di vedere cosa c'è dentro, cosa stanno nelle pagine in mezzo, visto che ci hanno già detto come va a finire. Quindi abbiamo una scelta: o rendere interessante questo romanzo, dove noi siamo attori protagonisti di quel romanzo, oppure possiamo scegliere di essere delle comparse di un romanzo, del nostro romanzo. Molto spesso fare la comparsa è più comodo, c'è un copione meno corposo da studiare, c'è meno da mettersi in evidenza, c'è meno da rischiare di fare una battuta sbagliata, c'è meno da rischiare dei fischi da un applauso. Ovviamente è tutto metaforico quello che sto dicendo, ma è calzante. Quando io ho deciso di fare l'alpinista, e proprio nel primo libro ho descritto l'evento che tu adesso mi chiedi, e quindi per chi lo volesse sapere nel dettaglio, purtroppo mi tocca fare il commerciale, devo rimandare all'acquisto del libro, perché se ho impiegato un libro a farlo non posso farlo adesso in pochi minuti, anche se proverò a farlo. Ma quando sono andato a fare questa salita, e quando ho scelto di fare l'alpinismo, ho scritto proprio dietro questo libro: scalo le montagne perché mi rende felice. Ora, io spero e immagino che voi due e tanti come noi la felicità l'abbiano raggiunta o l'abbiano conosciuta in alcuni momenti o l'abbiano anche già solo intravista. Certo. E ti garantisco che quando trovi la felicità, che è lo scopo per cui valga la pena leggere ed essere parte di quel romanzo, non la molli la felicità, ok? Ovviamente calcoli il prezzo che hai pagato per raggiungerla, calcoli i rischi, cerchi di proteggerla, un po' come si protegge un bambino, come si protegge un amore. Ma uno quando trova la felicità non rinuncia alla felicità. Ecco, io scalo le montagne perché mi ha reso un uomo felice. E quando sei un uomo felice sei un padre felice, un amico felice, un narratore felice. E la felicità è contagiosa. E parlare adesso di contagio, abbiamo capito quanto ramificato è il contagio, qualunque esso sia. Quindi io lì siamo partiti in tre, sono tornato a casa da solo, è chiaro che non sono tornato a casa felice, sono tornato a casa devastato, perdere il miglior amico e l'altra persona sotto i miei occhi, sopravvivere per un miracolo e per uno sforzo titanico che ho fatto per non lasciarmi andare, visto che ho fatto un volo di 800 metri, poi mi sono dovuto trascinare sul ghiacciaio per qualche giorno perdendo sangue, poi organizzandomi i soccorsi. Ho fatto tutto da solo, nel senso che nessuno sapeva dove eravamo, e una volta che solo io ero sopravvissuto nessuno sapeva dove ero, e quindi c'è tutta una storia rocambolesca al limite del credibile. Alcuni pensano addirittura che sia stato un romanzo quello che ho scritto, invece era la storia vera. E di sicuro quando sono venuto a casa ho sbattuto in faccia la realtà. Io sono partito con due amici e adesso non ci sono più. E quindi il prezzo di questa felicità poteva e può anche passare attraverso dei momenti drammatici che sono toccare la morte con mano. Che è un po' come quando uno va in vacanza con degli amici in auto, succede un incidente, alcuni dei passeggeri, dei tuoi amici muoiono in questo incidente d'auto, tu non smetti di guidare. Stai molto più attento, diventi magari ancora più timoroso, hai meno fiducia di altri se l'incidente è stato causato da un'imperizia altrui. E lo stesso ragionamento ho fatto anch'io, ho cercato di capire dove sono stati i miei errori, quali erano delle scelte che magari avrebbero potuto portare a quello. Ma io non ho odiato la montagna, cioè la montagna non è maligna, la montagna è madre, è natura, noi siamo parte della natura, quindi non ho cercato di dare colpe se non al di dentro, cioè al di fuori di me non le ho cercate. La montagna non la odio, la montagna per assurdo mi ha regalato questa amicizia, perché io ho conosciuto Anatoly in montagna, me l'ha consegnata a tempo e io avevo due scelte: o far festa a bere birre con Anatoly, oppure instaurare un'amicizia, una conversazione dove io ho imparato un sacco di cose, sono cambiato come uomo.
E quindi oggi, a distanza di 23 anni, stiamo arrivando al 23esimo anniversario, visto che era il giorno di Natale, alle 12.36, quindi quando la gente esce da messa e mangia il panettone il giorno di Natale, io facevo questo volo e vivevo questo dramma. Ecco, quando penso a questo momento, ovviamente mi manca Anatoly, ma scopro quanto sono cambiato io in meglio come persona e come alpinista. Mi piaccio molto di più, sono diventato anche molto più prudente, non mi ha impedito di fare la mia carriera, non mi ha impedito anche di fare qualche scalata storica, e lo dico sperando di non sembrare immodesto, nel senso che alcune scalate sono rimaste nella storia, tipo le mie prime invernali, le prime rimangono prime, ci potrà essere qualcuno che le ripete, ma non saranno mai prime, quindi non avrei mai pensato di riuscire a raggiungere questo risultato addirittura dopo un dramma di questo tipo. Certo, certo. Senti Simone, tu nell'ultimo libro, ho visto l'avviso, questo che è uscito, racconti questo episodio, di questo incidente in cui era con te Tamara Lunger, che tra l'altro noi abbiamo avuto il piacere di intervistare qualche settimana fa. E leggendo, diciamo, ecco, le poche righe del libro, tu a un certo punto dici: Tamara non sapeva che io mi trovavo a testa in giù, non sapeva che ero, come ero posizionato, e tu a un certo punto dici: come mi muovevo, cadevano dei pezzi di ghiaccio, ma sotto di me c'era fondamentalmente il vuoto, dice, perché io non li sentivo nemmeno cadere. Qual è stato il tuo rapporto con il vuoto e qual è adesso il rapporto con il vuoto dopo che l'hai visto così vicino? Allora, credetemi fino in fondo le parole che dico, non mi ha lasciato né traumatizzato né ho paura, ma proprio zero, ma per il semplice, e spiego il motivo. Io nasco come arrampicatore sportivo, come rocciatore, come l'uomo a contatto con le pareti e il grande vuoto dietro di sé, ok? Probabilmente è un vuoto tanto quanto, se non addirittura più profondo rispetto a quello del crepaccio, però è un vuoto che vedi, cioè vedi in lontananza il paese, vedi il ghiaione, vedi il fondovalle. Quindi è un vuoto illuminato, non è un vuoto buio, cosa che invece ho dovuto affrontare con questa caduta nel crepaccio. Io quando mi sono sentito precipitare, che mi si è aperto sotto i piedi la superficie di ghiaccio su cui poggiavo, io onestamente pensavo di fare un piccolissimo volo, tipo di mezzo metro, di un metro, perché la corda che mi legava a Tamara era tesa. Lei era arrivata alla fine della corda, si era fermata e io stavo cominciando a muovermi. In quel preciso istante in cui lei si metteva in posizione per farmi sicura e io facevo la prima contrazione muscolare per muovermi, in quel momento mi ha ceduto ciò che mi aveva supportato fino a un secondo fa. E quindi ha preso tutte e due alla sprovvista. E io quando sono caduto, ripeto, pensavo che lei, essendo tesa la corda, mi bloccasse subito. Il problema è che il mio volo è stato talmente inaspettato che era un po' come quel cane al guinzaglio, il cui padrone è distratto e il cane parte a manetta e tira indietro anche il peso del proprietario del cane. Uso le metafore così non si capisce velocemente, senza andare nei tecnicismi. E quindi Tamara si è trovata con questo strappo inaspettato a volare anche lei in orizzontale, mentre io volavo in verticale nell'abisso. E lei ha dovuto lottare, ha lottato con tutte le sue forze per non finire anche lei trascinata dentro nel crepaccio. Quindi io, man mano cadevo, ho cominciato a capire che qualcosa non andava perché non mi arrestavo. Ho pensato addirittura che si fosse tagliata la corda, ma ho visto che questo non era. Ho picchiato con la schiena, con la testa, mi sono girato a testa in giù. E quando io mi sono fermato, ho capito che mi ero fermato e poi ho cominciato di nuovo a scivolare verso il basso e ho intuito che la stavo trascinando dentro. Da quel momento è passato un lasso di tempo difficilmente valutabile. Per me sembravano pochi secondi, per Tamara qualche minuto, probabilmente ha più ragione Tamara di me o è una via di mezzo. Io ho dovuto raddrizzarmi, capire cosa era successo, gridare a lei se stava bene e intanto continuavo a scendere finché non ho preso una vite da ghiaccio, che è un chiodo da ghiaccio, e l'ho appitato dentro in una delle due pareti nel quale io stavo scivolando. Io tutte le volte che mi muovevo e picchiavo quei ramponi nelle pareti di ghiaccio, vedevo i pezzi di ghiaccio che cadevano e, come dici tu, non li sentivo neppure rimbalzare, quindi probabilmente era profondo qualche centinaio di metri quell'abisso. Ma la volontà e la necessità di reagire e inventarsi il sistema per uscire non mi ha dato tempo di
spaventarmi di ciò che era accaduto e di ciò che poteva accadere. Ho dovuto subito reagire con l'azione a un potenziale dramma e questo mi ha aiutato. In più io sono, vi ho detto, sono decenni che vivo a contatto con l'aria e col vuoto. Sono anche un paracadutista, sono uno che ha fatto i salti con la tuta alare, sono uno che vola. Quindi, diciamo, non sono un irresponsabile, ma l'elemento aria, l'elemento vuoto, diciamo, ormai fa parte degli elementi con cui ha a che fare. È chiaro che lì, che sei nel buio, sei nell'abisso, senti che stai trascinando dentro il compagno, non è che ti metti a fischiettare. Però il fatto di essere stato sufficientemente lucido, di reagire e di uscire con le mie forze dal crepaccio, dimostra forse che ho avuto paura che non è degenerata in panico. Certo. Allora, ti volevo chiedere una cosa, in relazione a quello che è stato il modo in cui tu hai vissuto tutti questi anni, quindi come dicevi prima nel tuo romanzo, nelle tue pagine hai cercato di metterci più cose possibili e più cose di qualità rispetto a quello che erano i tuoi desideri. Vedendo la tua vita mi è sempre venuto in mente, non oggi, ma già da un po', una frase che ho letto una volta in un libro di Seneca, il De Brevitate Vitae, che diceva gli uomini vivono come se avessero un tempo illimitato, come se potessero vivere per sempre. E quindi la maggior parte delle volte sprecano il loro tempo. E mi volevo chiedere tu, come sportivo, ma in primo ancora come uomo, qual è il tuo rapporto con il tempo? Cioè, come utilizzi il tuo tempo e cosa hai deciso di metterci dentro che non potevi barattare? Ecco, questa ultima tua affermazione è quella giusta. Cosa hai deciso di metterci dentro? Quando tu vuoi essere protagonista dei tuoi sogni e quindi vuoi lavorare alla realizzazione dei tuoi sogni, tanto dico sempre che non c'è un'età per sognare, ma c'è il giusto sogno per ogni età. E quindi ad ogni età abbiamo dei sogni diversi, perché abbiamo una maturità diversa, abbiamo delle abilità diverse e abbiamo anche delle aspettative diverse. Allora, siccome io sono un sognatore e un realizzatore dei miei sogni, so di avere questo difetto che quando tu vuoi realizzare i tuoi sogni, sai, c'è poco da delegare. Sì, puoi delegare qualcuno che vada in posta a spedirti una lettera che devi mandare a qualcuno, ma la lettera poi la devi scrivere te, il sogno devi scriverlo te, il progetto devi scriverlo te. Quindi nella mia vita, se dovessi sintetizzare cosa ho sacrificato, è stato forse parecchio della vita, quella che viene definita sociale. Cioè, sono andato al cinema 4 volte in vita mia, sono andato in discoteca 5 volte in vita mia, non mi sono mai ubriacato, non ho mai fumato una sigaretta, non ho mai messo un orecchino, non mi sono mai fatto un tatuaggio, non perché non si possano fare, ma perché non rientravano in quei momenti di desiderio, di evasione, che erano funzionali al mio sogno, ok? E quindi i miei svaghi sono sempre solo stati riferiti al mio sogno. Se dovevo leggere un libro, leggevo magari un libro d'avventura, leggevo un libro di comunicazione, leggevo un libro di gestione dei progetti, di come allocarmi in un bilancio aziendale in modo da potersi fare anche sponsorizzare, ascoltare i grandi narratori, studiare tantissimo della storia dell'alpinismo, laurearsi in scienze motorie perché volevo essere anche l'allenatore di me stesso. Quindi usare la parola sacrificio è errata, è impropria. Diciamo che la mia è stata una dedizione in cui l'obiettivo era realizzare questi sogni per essere felice e quindi ho lavorato sulla mia felicità. Sono anche padre di 2 figli, Martina di 21 anni e Jonas di 10, quindi non ho fatto una vita ascetica o lontana dalle responsabilità che si creano quando l'uomo Simone diventa anche padre Simone, ok? Quindi onestamente io non vivo come se fossi eterno e anche se la tentazione o l'errore potrebbe essere che uno rimanda tanto al domani sapendo che ha tanti sogni da realizzare e invece, purtroppo sembra una frase fatta, vivo ogni giorno come un grande dono, un grande regalo, quindi non cerco la felicità al raggiungimento di un obiettivo, ma la felicità sta nel percorso. Cioè io tutti i giorni devo arrivare alla sera e devo essere felice e non devo essere incazzato, ok? Quindi ti faccio l'esempio.
La nostra intervista che l'ho messa adesso è perché è all'interno di due allenamenti, ok? E quindi io so che faccio questa intervista, ma poi c'è ancora tempo per me per andare sotto, ok? Se l'avessi messa un orario strano che dovevo saltare l'allenamento, probabilmente alla sera sarei arrivato un po' incazzato, ok? Quindi è anche un po' l'astuzia di come uno si organizza la giornata, perché poi non è tutto rose e fiori. Ci sono dei momenti in cui bisogna o si accetta di fare delle cose che magari non sono nella prima lista delle cose che uno vorrebbe fare, ma sono necessarie se uno vuole essere, diciamo così, coerente con il proprio sogno. Narrare con voi chi è Simone Moro è necessario se Simone Moro vuole far conoscere non solo sé, ma le proprie scalate, ok? E quindi è tutta una modulazione tra compromessi di cose fantastiche e cose un po' meno, ma quando fanno parte del tuo sogno sono sempre ingredienti piacevoli. Certo. Senti Simone, io mi rifaccio sempre un po' a questo libro che dicevamo prima, Ho visto l'abisso, no? E tu l'hai definito in qualche modo anche un po' un libro di raccolta di fallimenti, dove per fallimenti intendi che purtroppo nella vita anche tu hai avuto delle esperienze dove hai, tra virgolette, fallito nelle amicizie, insomma, nella storia di vita che poi è quella un po' di tutti. Così come ti sei dovuto trovare magari a fare delle rinunce in un momento particolare in cui magari per altri la rinuncia è un fallimento, per te magari è stato un punto di responsabilità dove magari hai, ecco, rinunciato a una vetta perché le tue condizioni magari fisiche non erano quelle adeguate, quindi più per un senso di responsabilità. Quindi quello che ti volevo chiedere era soprattutto sapere qual è il tuo rapporto proprio con i fallimenti e al tempo stesso con le rinunce. E poi sapere, visto che nel momento in cui, ecco, si fa una rinuncia, in realtà è una decisione che noi prendiamo quando siamo un po' soli con noi stessi, qual è il tuo rapporto con la solitudine? Allora, io ho sempre detto, e lo sto dichiarando abbastanza frequentemente in queste settimane, proprio in occasione dell'uscita del libro, che penso che l'uomo sia stato programmato per fallire e non per vincere. Nonostante l'uomo continui ogni tanto a saper vincere. Faccio l'esempio, quando noi siamo nati, abbiamo gattonato per 2 anni, poi abbiamo tentato in tutti i modi di tirarci in piedi, cadevamo per terra, poi in piedi, cadevamo per terra, ci attaccavamo al calorifero, stavamo un po' in piedi, cadevamo, e a forza di fallimenti abbiamo anche vinto, abbiamo conquistato la nostra stazione eretta. Poi abbiamo fallito nell'amore, abbiamo fallito nella scuola, abbiamo fallito nel lavoro, cioè non abbiamo trovato subito il lavoro giusto, la persona giusta, l'amore giusto, gli esami tutti passati al primo colpo, le amicizie giuste, le vacanze giuste, le scelte giuste. Siamo tutto un rincorrere cadendo il momento in cui invece non ci sentiamo caduti e abbiamo detto «Oh, questo è il mio, questo è giusto, questo lo faccio». Quindi negare o considerare negativo un fallimento che ti arriva tutto in un momento o un fallimento preso coscientemente come alcuni dei miei, io ho avuto sia fallimenti improvvisi, la morte di Anatoly Boucher, o fallimenti dove io ho deciso di tornare a casa prima che fosse troppo tardi, o altri fallimenti quando sono caduto nel crepaccio che non ho deciso di caderci ma è successo. Ecco, tutti questi eventi che io ho chiamato fallimenti perché in questa parola il giornalista gode come un matto e il titolista non deve diventare neanche pazzo perché in una parola c'è il titolo fighissimo, ok? E uno addirittura famoso o conosciuto che fa un libro sui fallimenti ha spiazzato un po', ok? Perché pensavano che fosse un libro di lagne, ok? Un libro in cui uno si piangeva addosso perché aveva fallito. Voi che l'avete letto avete visto che invece è un inno alla vita, è un accettare il fallimento come la posticipazione del successo. La nostra parte sta proprio in questo, bisogna saper accettare il fallimento, ma non per sedersi sul divano e cominciare a dire è colpa di quello là, è colpa di quello là, ma che sfiga, e non c'era il tempo giusto, e non c'era questo, non c'era l'altro. Ma bisogna accettare il fallimento e rimettersi in pista per riprovarlo un'altra volta, esattamente come quando gattonavamo. Quindi, quando ho deciso di scrivere il libro sui fallimenti e ho voluto inconsciamente, poi consciamente, mettere anche mio figlio Jonas come protagonista, ho voluto fare la narrazione a lui mentre scrivevo questo libro, come il suo papà, e ogni papà per il suo figlio è invincibile,
come il suo papà invincibile, invincibile per lui, non mi sto definendo invincibile io, il suo papà invincibile per lui, ha saputo essere invincibile anche parlando apertamente dei fallimenti e spiegando a Jonas che deve prepararsi ad incassare dei fallimenti, perché lì non è che sei un uomo inutile o sei spazzatura, sei solo un uomo che, come tutti gli altri uomini, è programmato per tutta una serie di fallimenti prima di vincere. Allora comincia a diventare educativo, allora comincia a diventare virtuosa anche la rinuncia o il fallimento, anche perché alcune volte, se rinunci tu, puoi evitare che il fallimento sia catastrofico. Perché tanti miei compagni purtroppo in montagna sono morti e non sono tornati, non perché erano dei pazzi, ma perché non hanno avuto questo quoziente di fortuna nel poter sopravvivere come io dal crepaccio, oppure hanno scelto di non rinunciare, e lì purtroppo c'è una compartecipazione di ciò che è successo, oppure avevano deciso di rinunciare quando ormai era troppo tardi. E bisognava, tante volte bisogna lasciare aperta la finestra a un potenziale successo, cioè meglio andare via col dubbio che magari ce l'avrei potuta fare, ma tornare a casa, che non togliersi questo dubbio, capire che non ce la potevi fare e che non ce la farai mai più. Certo. Ma infatti hai dato lo spunto giusto per una domanda che ti volevo fare, che è legata proprio al tema dell'ambizione e del pubblico. In questo momento storico in cui noi, differentemente dai tempi di Messner, di Bonatti, dove se non c'era la televisione non c'era la possibilità di comunicare con il mondo esterno, come spesso pure Mauro Corona ha detto in alcune interviste, dice: a volte arriva prima la telecamera che il tizio in vetta, no? Che, ironicamente, sì. Perché c'è sempre quest'idea di questo pubblico che ci sta guardando, no? Io parlo per chi fa l'alpinista a quei livelli. Certo. La mia domanda è: quanto secondo te la presenza di questo pubblico presunto gioca poi sull'ambizione di molte persone che non ce la fanno? E mi chiedo se invece poi, quando sei lì su quella parete ghiacciata, se poi effettivamente si continua a sentire la presenza di questo pubblico, o finisci per essere finalmente nell'essenzialità, essere solo e affrontare questa cosa perché l'hai scelto e basta. Guarda, ognuno di noi ha le proprie ambizioni, e l'ambizione è sacra, nel senso è il motore della vita, è il motore del mondo. Però ci sono due tipi di ambizioni: ci sono le ambizioni grandi e ci sono le ambizioni cieche e sorde, cioè le ambizioni che non sanno più fermarsi o vedere le evidenze che molto spesso ti portano a darti una calmata o a porti un freno. A me è capitato di vedere in Himalaya, o anche in altre catene montuose, gente che aveva più l'affanno di scendere al campo base per mettere il post di cosa aveva fatto quel giorno che non di fare il possibile in quel giorno, e magari dovendo anche rinunciare a tornare al campo base alla sera per fare il post, ok? Quindi è veramente strettamente personale il modo di gestire questa ambizione legata al pubblico. È chiaro che se tu fai alpinismo o fai un'esplorazione pensando che il mondo sia lì a guardare te, è bene ricordare a costoro che il mondo se ne fotte di te, e quando tu morirai sarà forse l'unico giorno in cui anche gli haters diranno: era un bravo ragazzo lavoratore, e chi ti amava dirà: peccato, abbiamo perso un protagonista che ci dava entusiasmo. È una frase che porta via qualche secondo, è un post che porta via qualche ora, e tu hai sacrificato la tua vita e la tua esistenza per un mondo che pensavi che era lì a guardare te, e di te ha avuto forse il tempo di scrivere una frase. Mio padre mi ha sempre detto, addirittura esagerando, mi ha sempre detto: guarda che là fuori sono tutti nemici, tutti. Le uniche persone di cui fidare sono quelle intorno a questo tavolo, e c'ero io, i miei due fratelli e mia mamma. Sarà una grandissima sorpresa e sarà una grandissima ricchezza quando scoprirai che là fuori c'è anche qualcuno che, come noi, avrà fiducia in te e ti vorrà bene. Io sono cresciuto con questo insegnamento, e quindi, seppur io sono un uomo che comunica tanto, comunico tanto anche in maniera scomoda, perché non comunico facendo piacere o dicendo le cose che là fuori vogliono sentirsi dire,
ma comunico le cose come se le stessi raccontando a quei personaggi intorno alla tavola a cui potevo parlare francamente e a quelle persone che ho trovato che là fuori mi vogliono bene per quello che sono, anche nei miei limiti. Ok, guarda, io 10 minuti fa ho ricevuto sul mio Instagram uno che mi dice: guarda, tu non mi piaci, il più forte in assoluto è questo qui, tu sei un arrogante, non sei umile. Che viva Dio, un'opinione ci sta. Però io dico, ecco, se questo è il pubblico che c'è là fuori, che questo si è presa la briga, invece che andare dal suo Beniamino a dire sei il numero uno, è dovuto venire a me per dirmi che sono un somaro e che il suo Beniamino è il migliore. Ecco, se tu sacrifichi la vita per un formotipo, cioè un prototipo di pubblico che magari è di questo tipo, allora vuol dire che non hai veramente dato valore alla tua esistenza. Vuol dire che quel romanzo di cui sai la fine, tu hai partecipato affinché il romanzo fosse addirittura anche di poche pagine, capisci? Quindi una volta c'era una comunicazione postuma ed era una comunicazione tra l'altro in cui si credeva. Cioè i grandi esploratori andavano, non si sapeva niente, tornavano, scrivevano un libro e quella era la fonte e tutti ci credevano. Oggi abbiamo le dirette, oggi mando la fotografia in cima alla montagna, faccio anche le live e non si crede mai a nulla. Io sono più le volte che ho dovuto quasi dimostrare di essere stato in cima, nonostante le vette, nonostante il GPS, nonostante i testimoni, che non 30 anni fa altri miei colleghi che andavano in cima, venivano a casa, magari non avevano neanche una foto. E la storia dell'alpinismo, come tante altre storie, si è basata sulla fiducia. E viva Dio, io voglio ancora credere nell'uomo. Io voglio credere, e anche se ci sono i bugiardi, non sono 3 bugiardi che mi devono far perdere la fiducia nella parola dell'uomo, ok? Però oggi siamo arrivati a questo, e non si crede a niente, ma neanche a quello che vedi, neanche a quello che senti, nulla. Quindi oggi è vero che c'è internet che mi permette di arrivare a un pubblico grandissimo, ho dei follower dall'Iran che mi scrivono, innamorati dell'alpinismo, mi invitano, bellissima cosa, ma al tempo stesso sono nate le tifoserie che una volta non c'erano, oggi ci sono i tifosi, quelli che dalla curva opposta mi mandano e mi massacrano perché il vaffa fa parte del lessico della tifoseria, è così. Quindi a proposito di nemici, no? Mi allaccio a questo concetto sì. Che hai appena detto. Tu hai avuto persone molto importanti intorno come Anatoli o come Bruno Tassi, che tu definisci uno dei tuoi maestri, o la stessa, ecco, Tamara Lungar. Quindi hai avuto sia dei mentori, sia al tempo stesso sei stato tu un mentore per qualcuno. Sì. E qual è il tuo rapporto, Simone, con il rispetto e la riconoscenza? Guarda, rispetto e conoscenza sono 2 parole che identificano 2 grandissime virtù. Voi immaginate un mondo dove ognuno porta rispetto dell'altro, anche dell'opinione diversa, anche del diverso, e che tutti fossero riconoscenti perché qualcuno ti ha rispettato o qualcuno ti ha aiutato. Con queste 2 parole avremo la pace nel mondo. Con queste 2 parole che hai detto tu adesso, Elisa, con la riconoscenza, ok, e il rispetto. Sono 2 parole in cui io credo, fan parte, io chiamo, dello steccato valoriale con il quale sono cresciuto. In quel famoso tavolo di quel famoso appartamento di 64 metri quadri di Bergamo, mio papà e mia mamma mi hanno dato questo steccato valoriale. Mi hanno lasciato libero, non mi hanno mai reso ridicolo quando io continuavo a dire che volevo fare l'alpinista, mi hanno solo proprio fatto uno steccato entro il quale io potevo fare tutti i giochi, o se io uscivo dovevo sapere quali erano le regole che all'interno di quello steccato valevano e dovevano valere anche fuori. E queste 2 parole erano sacre. Nei miei fallimenti che ho scritto nel libro ci sono stati anche dei momenti in cui io non mi sono visto ripagato con gli stessi valori. E all'inizio ci ho sofferto e poi mi sono solo parzialmente sorpreso, perché se quello steccato valoriale che per me era sacro e universale fosse stato veramente sacro e universale, torniamo al discorso di prima, ci sarebbe la pace nel mondo e non ci sarebbero scazzottate, non ci sarebbe gente che frega, che ruba, perché nel rispetto e nella riconoscenza tutti i difetti dell'uomo non ci stanno. Ho imparato e ho sofferto, ma veramente ho imparato... Ho dovuto impiegare quasi 50 anni della mia vita,
facciamo 40, perché i primi 13 magari uno non è così cosciente, per imparare a non rimanerci male. Oh, perché veramente quello che mi ha scritto oggi, questa minchiata qua, se me l'avesse scritta 20 anni fa mi sarei incazzato, oppure non ci avrei dormito. Io veramente ci soffro. Ma pensa che io della mia vita ho litigato una volta, avevo 7 anni, con un ragazzino che si chiamava Diego Mula, spesso me lo ricordo ancora, talmente sono rimasto scioccato. E qua, era un mio compagno di classe, era figlio del barbiere. Sono tornato a casa, probabilmente dovevo vedere le date, mettiamo un pareggio, così va bene per tutti. Però ci ero rimasto talmente male che poi ho detto a mia mamma se al pomeriggio potevo saltare i compiti, perché volevo andare a casa di Diego per chiedergli scusa, ok? E mia mamma mi ha lasciato. Era distante 1,5 chilometri che mi sono fatto a piedi, una volta non c'erano tutte queste paure di oggi. Vado a lui, gli ho chiesto scusa, sono tornato a casa, non ho mai più litigato. Quindi per uno che si dà più alla fuga che non alla rissa, seppure io non sono uno gracile, faccio quindi fatica ad accettare o vedere violenze, faccio veramente fatica. Ma ho dovuto imparare, perché ho conosciuto un altro tipo di violenza, che è quello della parola, che si riconduce alla domanda di prima. La violenza della parola molto spesso crea delle ferite molto più profonde che non i graffi che avevo lasciato io a Diego quel giorno, ok? Quindi questa è una cosa a cui non voglio adattarmi, ma ho dovuto imparare, perché sennò veramente non avrei perso il sonno. Guarda, a proposito, hai detto una cosa importantissima, no? La violenza della parola, no? Che a volte queste parole che sono quasi come proiettili, no? Quando vengono utilizzate. E voglio fare riferimento a un episodio per farti poi una domanda, andando in conclusione verso la fine di questa intervista. Diciamo che ho avuto il piacere 2 o 3 anni fa di conoscere Daniele Nardi, e dopo, diciamo, questa tragedia che è successa un anno e mezzo fa ormai, sì, mi ricordo che una sequela di persone, al di là della discussione sulla via che aveva scelto, eccetera, gli hanno dato del pazzo perché hai lasciato a casa la moglie col bambino appena nato. Ma tu prima hai detto una cosa importante, dice: io oltre a fare l'alpinista ho fatto anche il papà, ho fatto il marito, ho fatto tutti i ruoli che nella vita, bene o male, alla fine si finisce per fare se si prendono delle decisioni. Allora ti volevo chiedere, a parte la malelingua, no, che deve sempre in qualche modo parlare male di chiunque, anche di chi, come prima hai detto, magari Daniele per molti era uno sconosciuto fino a una settimana prima, no? E poi tutti sono opinionisti. Quello che io ti volevo chiedere era: qual è il tuo rapporto con questo tipo di responsabilità? Probabilmente nei primi anni 90 tu andavi, o anni 80 andavi, eri solo, e quindi in qualche modo c'eri solo tu. Oggi tu continui a fare delle cose altrettanto rischiose, di cui hai ovviamente la preparazione per farle, però comunque rischiose, come quello che ti è successo adesso nel crepaccio. Assolutamente sì. Allora devo fare, tra l'altro, una premessa. La storia di Daniele Nardi è forse che quella che negli ultimi anni mi ha generato involontariamente il più grande quantitativo di tifosi contro e di odiatori contro. E tra l'altro questa cosa si è generata dopo la morte di Daniele Nardi, perché quando io dissi che quella via secondo me era oltremodo pericolosa, usai questa parola, non ho mai usato la parola suicidio, che poi qualcuno mi ha accusato di aver usato, perché il suicidio è una volontà manifesta di togliersi la vita. Conoscevo Daniele, l'ultima cosa che Daniele e un padre vuole fare è una volontà manifesta di togliersi la vita e lontano dalla sua famiglia e di un bambino piccolo. Daniele era come me e come tanti altri una persona ambiziosa, ma non era mica stupido e non era mica certo una persona che voleva suicidarsi. Però aver detto che quella via io non l'avrei mai tentata, perché io me lo facevo sotto, mi aveva sempre fatto paura perché la consideravo pericolosa, troppo pericolosa per me, e poi Messner ha rincarato la dose usando anche delle parole meno dolci delle mie, ha fatto sì che Messner è intoccabile, tutto il guano doveva e tutto l'odio doveva essere scaricato su di me. Quindi a me spiace, perché mi sono creato un gruppo di persone che avrei preferito avere amiche che non persone che mi scrivono ancora oggi e
non ti dico cosa mi scrivono, ok? Le posso capire, perché se uno ferisce la persona che tu supporti, che tu ami, e tu pensi che abbia usato certe parole riportate, o pensi che adesso che quella è morto faccia anche lo sciacallo, beh, posso capire che uno si incavoli in maniera marcata, ma io, è lungi da me né dall'odiare né dal toccare tanto gli affetti più cari, perché ogni parola che tu dici verso un defunto, quando in vita ci sono non i parenti, ma c'è una moglie e c'è un figlio che crescendo un giorno leggerà e ascolterà le parole che hanno detto sul papà, sul marito, beh, è chiaro, se io mi metto nei panni di mio figlio Jonas o Martina e io dovessi vivere la stessa cosa, è uno strazio. Quindi non era, non è e non sarà mai mia volontà quello di infierire sul dramma non solo di un uomo ma di un papà. Questo, chiaro, non mi ha spinto a fare le difese d'ufficio, che forse sarebbero state più comode e più politicamente furbe, ma io non voglio vivere con la furbizia, ok? E con la strategia per farsi voler bene. Ho solo cercato di usare un vocabolario il più dolce possibile per dire che probabilmente quella via poteva telefonare dei pericoli marcati. È chiaro che io adesso sono anche padre già da un po', Martina, 21 anni, e ti posso garantire che ho cambiato modo di fare alpinismo. Si è aperta la voragine sotto i piedi, potevo lasciarci la pelle, ma grazie a Dio ero legato e stavamo facendo alcune manovre. Probabilmente 20 anni fa in quel punto non avrei usato neanche la corda, perché ormai ero sopra il ghiacciaio, questo è un esempio. Sono uno che sta rinunciando di più in percentuale rispetto a quanto rinunciavo una volta. Quindi so che ogni mia decisione adesso non gioca più solo su me stesso, ma gioca addirittura su un'intera famiglia, ok? E quindi sui miei figli, sulla mia di famiglia, ok? E quindi sono diventato non uno che ha ucciso i propri sogni, ma cerca di fare dei sogni in cui si lascia un margine di sicurezza più ampio. Perché ti dico una cosa, io è vero che sono caduto nel crepaccio, ma io quel crepaccio lì ci sono già passato su 9 anni fa, quando sono andato a fare il Gashenbrum 2 in invernale, quindi lo conoscevo bene. E quando ho scelto di andare al Gashenbrum 1, ho detto andiamo di lì, sono già passato, mi ricordo che non è pericoloso. E invece in 9 anni lo stravolgimento del riscaldamento globale, terremoti, una balla e l'altra, aveva cambiato tutto. Quindi ti potrei dire, cerco di stare più attento, ma questo lo possono dire tutti e lo dicono tutti. Io ti posso dire che sto facendo molte meno spedizioni, ne faccio una l'anno, prima ne facevo anche 3 l'anno, cerco di farle in maniera il più oculata possibile, cerco di rinunciare. Se uno guarda gli ultimi anni della mia carriera, c'è stata la Siberia che sono arrivato in cima, c'è stato il Nanga Parbat che sono arrivato in cima, ho fatto altre salite, ma ci sono state tante rinunce. Manas Lu col Tamara nel 2015, poi c'è stato il Kanchenjunga nel 2017, la rinuncia al Manaslu anche nel 2019, quest'anno è stato l'incidente. Quindi sono uno che accetta di venire a casa e farsi lapidare dagli odiatori, ma non sto lì a rischiare qualcosa in più perché devo portare a casa il successo, perché devo farmi voler bene. Io devo farmi voler bene da Martina e da Jonas, che hanno diritto di avere il loro papà. Quindi un po' quella metafora che hai usato nell'intervista dell'uomo che è come una candela, no? Quando va in montagna, che sale, sale e deve fare in modo che non si spegne mentre il bicchiere... Si cala la candela, sì. L'hai utilizzata anche un po' nella vita quotidiana, quindi, nei rapporti... Assolutamente sì, e questo ovviamente sono solo comportamenti che cercano di ridurre il coefficiente di rischio. Ma una vita senza rischio non esiste, e quest'anno lo abbiamo capito. Nessuno è andato in Himalaya, nessuno è andato sul ghiacciaio del Gashenbrum, eppure abbiamo 800 morti al giorno di persone che erano sedute sul sofà. Quindi, tornando all'inizio dell'intervista, quando parlavamo di quel romanzo, è veramente importante scegliere di scrivercelo, perché non è cercando le sicurezze che si sarà sicuri. Certo. Simone, noi siamo veramente, no onorati, ma straonorati di aver avuto modo di poter fare con te questa chiacchierata. E concludendo le interviste, noi in genere siamo soliti fare una domanda a tutti quanti voi, quindi la rivolgo anche a te, adesso te la faccio, con una piccolissima richiesta,
perché in collaborazione con questa radio c'è un'associazione molto grande italiana che si chiama Vivere la Montagna, che è un'associazione che lavora sul web, e ci farebbe tanto piacere se tu, ecco, chiudendo questa intervista, poi potessi fare loro un saluto. Sì. E la domanda con cui concludiamo in genere è quella di chiedere a voi qual è il vostro ricordo più bello, che sicuramente tu ne avrai miliardi di ricordi, però quello che comunque per te è stato sicuramente il più bello. Guarda, il momento più bello che io ho vissuto in montagna, visto che poi devo fare il saluto a Vivere la Montagna, posso forse identificarlo, è difficilissimo perché ne ho vissuti tanti, posso forse identificarlo quando il 24 maggio del 2002, tra l'altro lo stesso giorno in cui i miei si sono sposati 30 anni prima, io raggiungevo per la seconda volta la vetta dell'Everest e la raggiungevo al sorgere del sole e ho visto l'alba dal punto più alto del pianeta raggiungibile a piedi. Quando il sole è sorto ho visto la linea dell'orizzonte curva, ho visto, percepito la rotondità del globo e mi sono girato dall'altra parte e ho visto che il raggio di sole che arrivava sulla vetta dell'Everest creava dietro l'Everest, visto che il sole era basso, un'ombra che per 300 km andava verso l'India. Quindi ho visto l'ombra più grande del pianeta, 300 km, al nascere del sole. In quel momento ho visto la mano del grande architetto, che uno può chiamare Dio, uno può chiamare come cavolo vuole. In quel momento ho capito che noi non siamo solo braccia, occhi, capelli, voce e ambizione. Ho capito che c'è qualcosa di molto più grande rispetto a noi, ok? Già dire l'universo, secondo me, è già identificare qualcosa che non riusciamo a capire. Qualcosa che non riusciamo a capire si chiama mistero, ok? Ho capito che c'è un grande mistero, ok? E mi piace l'idea di sapere che questo grande mistero è là che ci aspetta, ok? Ed è quello che ci ha anche generato, visto che nessuno di noi ha mai chiesto di venire al mondo, ma si è trovato al mondo. E quindi questo è stato forse il momento forse più profondo che ho vissuto su questa montagna, e pensate un po', lo stavo vivendo con un altro grande maestro che è stato Mario Curnis, che quel giorno diventava l'uomo più vecchio della storia in cima all'Everest, aveva quasi 66 anni, ok? Io ne ho 31 di meno, quindi avevo un grande vecchio con me, c'era il giovanotto insieme e avevo la mano del grande vecchio sulla spalla che mi faceva vedere quello che stava accadendo di fronte a noi nel silenzio più assoluto. Ecco, questo è un momento indimenticabile. E concludendo, salutando quelli di Vivere la Montagna, lo dico proprio così, che esorto le persone a vivere la montagna a modo loro. Non esiste un modo virtuoso e un modo meno virtuoso, cioè un modo bello e un modo brutto di vivere la montagna, se la si vive. Ci sono dei comportamenti buoni e brutti, ma quando uno vive la montagna, vive in un'osi di libertà assoluta, perché la montagna, per assurdo, ha le sue di regole, che sono le regole naturali, dove l'uomo si deve adattare, non deve mettere le sue di regole, lì bisogna adattarsi alle regole della natura. E vivere la montagna di solito ti porta ad apprezzare le cose rimuovendo la parola ovvietà, non c'è più niente di ovvio. Un sorso d'acqua quando hai sete, bevuto da un ruscello, capisci il valore dell'acqua. Un giorno passato al freddo in montagna, quando sei davanti a un camino, ti fa capire il valore del calore, il valore degli affetti, il valore dei silenzi. E tra l'altro vivere la montagna è gratis. Non c'è bisogno di nessun abbonamento per vivere la montagna. Zero. Ok. Mi verrebbe da dire che se vai proprio per sentieri e per funghi c'è bisogno solo forse di un paio di scarpe da trekking, ok, ma se non hai neanche quelle, se vai su una mulattiera puoi andare anche con delle scarpe da ginnastica. Quindi veramente è gratis, è per tutti. E le cose gratis non sono né da poveri né da sfigati. Le cose gratis possono essere una grandissima opportunità e la montagna lo è. Grazie Simone, grazie. Grazie a voi. Siamo veramente senza parole, perché sì, è un onore grandissimo, perché veramente si parlerebbe con te per altre 10 ore, ma rispettiamo i tuoi tempi e quindi ti ringraziamo veramente di cuore. Io ringrazio voi e adesso vado sotto in palestra. Di nuovo. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.